dai Kudler, ciao, bentornato da Carlo. Prova a vedere se mi ascolti. Ti parlerò dalle casse acustiche. Ehi, ma ci senti? Dico a te, proprio a te. Ma non mi ascolti? Ah no, non è acceso le casse. Ah, scusa. Ora puoi sentirmi, le hai accese, vero? Ti ricordi l'inizio? Tutto è cominciato da questo dispositivo, il grammofono. Secondo te ci sta bene al posto della tua autoradio? Forse un po' scomodo e soprattutto l'audio deve saltare un po' troppo. No, meglio l'autoradio, vero? Eppure, se ci pensi bene, il grammofono, da un certo punto di vista, ha caratteristiche migliori. Mi dirai, Carlo, ma che sei impazzito? No, ascolta. Il grammofono, da solo, poteva funzionare o no? Sì, certo. L'autoradio, da sola, può funzionare o no? No. Il primo, una volta caricato con la manovella, emette suoni, mentre il secondo, se lo alimenti e lo accendi, consuma solo corrente. Non emette un bel niente. Quindi, al nostro prossimo PC ci collegheremo un bel grammofono. Che dire? Il senso è che senza un convertitore ed il mezzo di trasporto, ogni suono emesso da una qualsiasi fonte è tecnicamente muto, sordo. Le onde sonore giungono quindi alle nostre orecchie, che sono dei convertitori. Trasformano una grandezza meccanica in una sensazione uditiva correlata alla natura della vibrazione del suono. Il mezzo di trasporto è fornito dalla presenza di aria nella nostra atmosfera ed il gioco è fatto. Ma qual è il mezzo emittente? Le casse acustiche, il cui termine tecnico è diffusori acustici. Essi trasformano un segnale elettrico proveniente da un amplificatore acustico in suono udibile da un'utenza, le nostre orecchie. Costruttivamente parlando, hanno una forma tipo parallelepipedo, al cui interno ci sono uno o più trasduttori elettromeccanici. In quest'epoca però così variopinta è molto riduttivo etichettare il lato costruttivo con la sola forma geometrica. Infatti è la creatività a farla da padrona, realizzando così fino a forme improbabili di diffusori. Per le dimensioni poi non ne parliamo. Non dovresti stupirti se dovessi vedere in giro cassettoni grandi quanto un uomo, diminuendo fino a dimensioni quasi difficili da tenere in mano. Di norma ad un diffusore non serve alimentazione, vedi le cuffie, ma sempre con più frequenza si trovano casse acustiche con integrato un amplificatore. Ciò comporta naturalmente un aggravio in termini di cavi, ma si contrappone il risparmio in termini di spazio, una maggior praticità, perché totalmente indipendenti e non legati al tipo di impianto, non dovendo adattare la loro potenza all'amplificatore a cui sono collegate. Sarà sufficiente una qualsiasi fonte audio non amplificata o preamplificata e puoi ascoltare, cantare e danzare. Ok, ma per il mio uso? Hai ragione, le casse per PC rientrano, per un utente medio, proprio in quest'ultima categoria appena citata. Rimanendo sul semplice, acquisterai una coppia di diffusori stereofonici a poche decine di euro. Essi ti permetteranno di ascoltare il suono già ad un buon livello di qualità. Avranno la necessità di una fonte di alimentazione e su una delle casse troverai anche l'interruttore per l'accensione e la manopola di regolazione del volume. A volte però quest'ultimi si configurano come un unico componente, quindi interruttore e regolatore di volume. Il collegamento al computer, o meglio alla scheda audio, ancor meglio all'uscita audio della scheda, avverrà tramite uno spinotto stereofonico di color verde chiaro da inserire nella corrispettiva interfaccia femmina presente sulla scheda madre o sulla scheda audio dedicata. Altro possibile collegamento potrà avvenire utilizzando la tecnologia senza fili, ma non è esente da disturbi. E poi manteniamoci sul semplice. Infine è giusto citare la ricorrente interfaccia USB e non dimenticarti delle cuffie. Dal punto di vista della qualità audio, come ti accennavo nella lezione 12,
parlando della scheda omonima, ricorda che un PC domestico non lo potrai comparare ad uno strumento musicale. E comunque, per avvicinarti a certi livelli di qualità, la spesa comincia a diventare importante. Se lavori nel campo audio e la qualità è il tuo pane quotidiano, queste nozioni non sono adeguate alla tua figura professionale, ma se sei un utente medio, fanno il caso tuo. I driver, non ti preoccupare, stavolta non te ne parlo, a meno che non compri i diffusori USB, altrimenti nella prossima lezione conoscerai un dispositivo di acquisizione, lo scanner. Adesso un forte saluto, ciao, a presto da Carlo e alla prossima.